ancora una volta davanti all'album fotografico biblico ci imbattiamo in alcuni personaggi, non solo un personaggio, ma due donne, come potete vedere dall'immagine, una in primo piano, un'altra quasi nascosta, perché fa proprio parte della sua natura e della loro natura, e in questo caso siamo giunti al libro dell'Esodo. È il secondo libro della Bibbia, e in questo libro, che è famosissimo, molto conosciuto, un libro fondativo, per la tradizione ebraica questo libro viene chiamato Shemot, i nomi. I nomi sono molto importanti nel panorama biblico e nell'antropologia biblica rappresentano in qualche modo l'identità, proprio come il volto per noi. In questa trasmissione I tanti volti della Bibbia stiamo conoscendo delle persone, dei personaggi, delle storie concrete. Ecco, anche il nome è qualcosa che davvero ci identifica, anche se il nome lo condividiamo con tanti, però ogni volta che sentiamo il nostro nome quasi veniamo chiamati, veniamo convocati. Ecco, i nomi. Israele deve ricevere un nome, questo popolo che è il popolo scelto dal Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dei nomi ben precisi, ha bisogno di chiamarsi in qualche modo. Ecco il libro dell'Esodo, che è ambientato narrativamente in Egitto. Egitto è il luogo delle tenebre, il nome stesso, Mizraim, indica questo. Egitto è il luogo delle tenebre, il luogo in cui i tratti anche dei volti non sono così definiti, si rischia, come nella notte, come nella penombra, di non riconoscersi. E infatti, proprio il personaggio più importante dell'Egitto, il faraone, personaggio considerato dalla teologia, dalla religiosità egiziana, il Dio in terra, non ha mai un nome nella scrittura. Viene sempre chiamato o il faraone o ancor di più il re d'Egitto. Sembra una sorta di innominato, di innominabile. Perché? Non perché non si conosca chi sia, ma proprio perché chiamarlo sarebbe in qualche modo dargli un'autorità, riconoscerlo. E invece questo personaggio che rappresenterà per sempre l'oppressione per Israele, anche in epoche successive, pensate quando leggiamo anche i libri del Nuovo Testamento, si parlerà continuamente dell'Egitto e si evocherà l'Egitto proprio come un popolo oppressore. Ecco, davanti a questo personaggio così imponente, così forte, così davvero di primo piano e di rilievo, quasi da mettere paura, vengono presentate queste due donne. Sono due levatrici, cioè sono due donne che aiutano, che favoriscono, che permettono il parto. Sappiamo bene, in tutti i paesi e in tutti i luoghi c'erano delle levatrici, c'erano delle persone che, appunto, delle donne che o con esperienza e per esperienza personale o perché avevano imparato questo mestiere, aiutavano le tante gravidanze, spesso anche difficili, e aiutavano appunto il parto. Ecco, noi abbiamo due donne che fanno, scusate se lo ribadisco, proprio le levatrici. Non un posto di rilievo, anche se importante, non un posto di comando. Eppure la Bibbia ci presenta addirittura i loro nomi, Sifra e Pua. Loro non sono innominabili, devono essere nominate. Devono essere nominate proprio per la loro storia, per ciò che fanno, per l'opera di Dio, perché attraverso le loro mani, attraverso la loro fattività, attraverso la loro opera, l'opera stessa di Dio, la creazione, continua. Infatti, ricorderemo tutti, nel primo capitolo si dice che sorse un re d'Egitto che non aveva conosciuto Giuseppe e che si intimorisce. Tutti dovevano aver paura di lui e invece lui teme gli ebrei perché le donne ebree sono molto feconde, partoriscono con facilità e oltretutto gli ebrei, che sono schiavi, potremmo dire sono assoldati per il lavoro, in questo senso, stanno probabilmente costruendo come manovali o come piccoli artigiani, stanno costruendo città dell'Egitto. Ecco,
gli uomini diventano sempre più numerosi. E il faraone chiama le due levatrici. Trova un modo per poter in qualche modo bloccare la fecondità. Non è solo un racconto, cari amici, come già ci siamo detti, leggere la Bibbia è anche entrare in una dinamica di fede, in una storia di fede, e comprendere oltre la scorza narrativa e anche quella storica così importante, ma è capire che cosa l'autore voleva dirci, che cosa il popolo di Israele e poi la Chiesa ha voluto trasmetterci. Qua abbiamo una lotta tra il vero Dio, il Dio di Israele, quello che ha creato e quello che vuole continuare a creare, è un Dio che si fa da solo, un autoeletto, un Dio che non è un Dio vero. Il re d'Egitto in qualche modo si presenta come il Dio vero, ma un Dio dovrebbe favorire la vita. E invece lui che cosa fa? La blocca. Lui propone un genocidio, propone un'ecatombe, propone che non si continui il processo di creazione. Nella antropologia e nella religiosità ebraica e quindi biblica, la creazione, Dio si è fermato di creare proprio, diciamo, dopo quella settimana così indicativa, quindi dopo un tempo in cui Dio mette mano alla creazione. E a chi spetta continuare questa creazione? Spetta proprio all'uomo e alla donna, spetta alla coppia che generando dei figli continua l'opera creativa, continua a mettere al mondo dei luogotenenti della creazione, dei giardinieri che non solo proseguono la stirpe umana, ma dall'altra parte proseguono anche l'opera creativa. E chi sono allora Sifra e Pua? Sifra e Pua sono queste due donne che proteggono il popolo. Dice espressamente il testo, le levatrici davanti all'ordine del re d'Egitto di uccidere tutti i maschi temettero Dio e disobbedirono al faraone. Certamente qui abbiamo una fortissima ironia da parte del testo, un'ironia che dice, ecco, il vero Dio viene ubbidito perché la sua opera è innestata ed è indirizzata alla vita. Il falso Dio, chi si fa Dio, viene temuto, lo si teme, ma non lo si obbedisce, perché si vede che c'è appunto un gap. Ecco, sembra quasi di ricordare o di menzionare la prima attestata obiezione di coscienza. Ma è un'obiezione, a dir la verità, di fede, un'obiezione di vita, è un'obiezione all'umanità. Per chi vuole mettere mano all'uomo, per chi vuole distruggere la fecondità della donna o per chi vuole distruggere la coppia, ecco che Sifra e Pua, due donne che sono chiamate, hanno la vocazione a dar la vita, si oppongono. E nel momento in cui si oppongono e Israele continua a moltiplicarsi, Il faraone le chiama e loro ancora una volta, in modo ironico, dicono: le donne egiziane, pur essendo ricche, non riescono a essere così feconde. Invece le donne ebree, pur essendo oppresse, sono feconde e immediatamente, senza che noi arriviamo, hanno già partorito. Ancora una volta abbiamo un indirizzo per la nostra fede, ma anche per riconoscere la nostra vita. Dio che accompagna la storia di un popolo, Dio che non si dimentica di questo popolo, Dio che è il Dio degli oppressi, continua ad accompagnare questi oppressi anche contro la potenza del faraone e, come vedremo appena dopo per chi vorrà leggere il libro dell'Esodo, anche contro il Nilo che da fiume di vita, da fiume fecondo, viene trasformato in fiume di morte.